Dinamico che si chiama circuiti mutuamente accoppiati. Vedremo, è in qualche modo una generalizzazione tra virgolette dell'induttore. È un doppio bivolo, cioè che ha dei comportamenti per molti versi analoghi a quello dell'induttore. Adesso cerchiamo di capire in che senso. Allora, il simbolo, quello che ora vi rappresento, scusate, una parola vietata, ok. No, adesso vedo, c'è un collegamento, giustamente il vostro collega subito ha detto trasformatore, c'è un collegamento, lo vedremo fra qualche minuto. Però sono concettualmente due cose differenti, collegate ma differenti. Ok. Allora, il doppio bivolo in questione, rappresentato da questo simbolo, è caratterizzato da tre numeri, L1 e L2, dette alle volte autoinduttanze, che sono quantità reali positive, e una quantità M, detta mutua induttanza, che invece non ha un segno definito, può essere positivo o negativo. Anzi, i due pallini che spesso trovate, non è sempre detto che si trovi, però alle volte si trovano, i due pallini che trovate indicati nel simbolo, questi qui, stanno a significare che se la corrente, come nel caso in esame, è orientata entrante nel borsetto col pallino, allora M ha segno positivo. Ma è solo un modo di specificare il segno di M, ma M può essere positivo o negativo. La caratteristica di questo doppio bipolo, ricordate che deve essere una coppia di espressioni, è questa. Bene, questa è la caratteristica, diciamo. Allora, quindi è un doppio bipolo, dinamico perché ci sono le derivate temporali, no? Capiamo subito. Allora, quanto vale la potenza assorbita da questo bipolo? Allora, poiché su entrambe le porte ho fatto la convenzione dell'utilizzatore, esso è pari a V con 1 più V con 2. Uguale. Allora, sostituiamo a V con 1 e V con 2 le loro espressioni termine caratteristiche e abbiamo L1 dei 1 in dt più M dei 2 in dt per i con 1 più M dei 1 in dt più L2 dei 2 in dt per i con 2. Ok? Ho sostituito così. Che cosa viene fuori? Viene fuori allora, quando faccio questo per questo, viene fuori
più, quello non si capisce, ma è più. Questo qua è più. Questo forse non si vede, ma è più. Effettivamente non si vede, ma è più. No, quindi sono tutti più, sì. Allora, dicevo, quando facciamo questo per questo, viene L1 per un mezzo dei 1 indetti al quadrato. Dei 1 quadro indetti, no, lo faccio questo per questo, il ragionamento simile a prima. Dei 1 indetti per i 1 fa la derivata di i 1 al quadrato per un mezzo. No. Poi abbiamo più m dei 2 indetti per i 1 più m dei 1 indetti per i 2 più L2 per un mezzo dei indetti di i con 2 al quadrato. Ok? Adesso io posso esprimere tutta questa cosa in questo ordine. Allora, qua metto in evidenza, no? Scusate, qua porto dentro la derivata un mezzo L1, no? Quindi abbiamo un mezzo L1 i con 1 quadro. Più, sempre dentro la derivata, ci sta anche questo termine, un mezzo L2 i 2 quadro. Un mezzo L2 i 2 al quadrato. Più, che cosa rimane qui? Allora, qui c'è m dei 2 indetti per i 1, più m dei 1 indetti per i 2. A parte m che si mette in evidenza, questo è il prodotto della derivata, scusa, è la derivata del prodotto di 1 per i 2, per 2, no? Quindi qua ho m di 1 in 2. La derivata del prodotto è la derivata della prima per la seconda non derivata più la seconda per la derivata della prima. E così. Ok, quindi viene fuori questa continua. Bene. Questa quantità in parentesi, vediamo doppia W, scusate, questo è quindi W e questa quantità in parentesi è tale che la sua derivata sia la potenza assorbita. Allora, se guardiamo quello che abbiamo visto nel caso del induttore, questa cosa qui, vedete? Che cosa scrive? Che la potenza assorbita era la derivata dell'energia posseduta dall'induttore. Qui abbiamo una cosa analoga, vedete? Potenza assorbita uguale derivata di una certa quantità. Questa quantità, questa W, è esattamente l'energia posseduta dal doppio bipolare. Posso ripetere esattamente lo stesso ragionamento fatto prima, lo potete fare voi l'esercizio, e vedere che questa quantità W, questa parentesi, è la massima energia che può erogare il doppio bipolo in intervalli di tempo successivi. E il ragionamento è proprio identico a quello fatto prima, che sta ancora sulla lavagna. Se rivedete quel ragionamento, fate il calcolo dell'energia erogata come prima il calcolo dell'energia assorbita, poi il calcolo dell'energia erogata come l'opposto, massimizzate e così via, otterrete esattamente questo risultato. Quindi fatelo, ma il calcolo sono qui. Quindi, questa quantità, a buon diritto, è l'energia posseduta dal doppio bipolo. Allora, nel caso del bipolo induttore, l'energia posseduta, che era questa, eccola là, un mezzo Li con L quadro, era una quantità maggiore o uguale di zero, no? E questo era conseguenza del fatto che il bipolo in questione era passivo, quindi non poteva erogare più di quanta energia avesse immagazzinato in precedenza, tutte le cose abbiamo detto un'ora fa. Ok? Quindi avevamo questa quantità come risultato del fatto che era passiva. Questa quantità positiva come risultato del fatto che il bipolo era passiva. Ora qui non abbiamo più garanzia che questa quantità sia positiva automaticamente, perché essa è pari alla somma di questi due termini positivi più questo termine che ha un segno che non è definito. Quindi dobbiamo imporre un vincolo
su vari parametri, cosa adesso faremo, per garantire che quella quantità sia maggiore o uguale di 0, quindi per garantire la passività del doppio pivot in questione. Quindi quello che mi accingo a fare è, cancellando qui, posso? Ok, stavo avanti a cancellare qui. Allora, l'energia posseduta, abbiamo detto, un mezzo L1 con 1 quadro, più un mezzo L2 I con 2 quadro, più M I1 I2. Questa è la quantità in questione. Allora, io voglio imporre che W sia maggiore o uguale a 0. Chiaro? Quello che prima veniva in automatico, adesso devo imporlo. Allora, vediamo un po'. Questo è un ragionamento molto simile a quello che abbiamo fatto ieri sui doppi bipoli resistivi, se ci pensate. Perché io ho da imporre questa quantità, cioè questo trinomio pari maggiore o uguale di 0. Ok? Allora, è chiaro che se I1 e I2 sono entrambi 0, chiaramente l'energia è maggiore o uguale a 0, quindi sicuramente rispettato questo vincolo. Supponiamo quindi che I con 1 sia diverso da 0, mettiamo I con 1 quadro in evidenza, l'abbiamo fatto ieri questo passaggio, ovviamente. Lo semplifichiamo, quindi viene, anzi facciamo un mezzo I con 1 quadro in evidenza a questo punto, quindi abbiamo un mezzo I con 1 quadro, che moltiplica L1 più, mi sono dimenticato L2 più L2 I2 quadro su I1 quadro più M per I2 su I1. Trovate? Questo deve essere maggiore o uguale di 0, questo è il vincolo con il quadro. Chiaramente un mezzo I con 1 quadro si può semplificare con 0, perché è una quantità strettamente positiva, avendo supposto I con 1 diverso da 0, la posso semplificare senza invertire il verso della relazione, perché questa è quantità positiva. Chiamo Y la quantità I con 1 su I con 2, proprio uguale a quello che abbiamo fatto ieri, quindi abbiamo L2 Y quadro più 2m, scusate, quando metto un mezzo qua ci vuole 2, l'ho dimenticato, 2m y più L1 maggiore o uguale a 0. Qui quando metto un mezzo in evidenza devo mettere un 2 qua, ma evidentemente mi era sfuggito prima nel passaggio. Ok, chiaro? Beh, a questo punto, così come abbiamo detto ieri, per garantire che quella quantità sia sempre maggiore o uguale di 0, basta garantire che il discriminante del trinomio sia minore o uguale di 0. Lo stesso ragionamento di ieri, il trinomio in questione, quando y vale 0, è positivo, e quindi per garantire che sia sempre positivo basta imporre che non cambi mai segno, e quindi che delta, discriminante del trinomio, sia minore o uguale di 0, ovvero che risulti, allora, 4m quadro meno 4l1 l2 minore o uguale di 0, ovvero che m quadro minore o uguale di l1 per l2. Questo è il vincolo che dobbiamo rispettare per garantire la passività sostanzialmente del doppio pivolo in questione. Ok? La situazione m quadro uguale l1 per l2 è una situazione, il caso limite, diciamo così, ed è una situazione particolare che si dice una situazione di accoppiamento perfetto. Accoppiamento perfetto. È una situazione
è un caso limite ed è, dicevo, una situazione particolare, perché quando è vera questa condizione, quindi quando siamo in accoppiamento perfetto per questo doppio bipolo, che cosa succede? Succede che il discriminante è uguale a zero, ok? E quindi esiste un valore di y tale da rendere nullo questo trinomio, ok? Basta fare, insomma, lo zero del trinomio, scusa. Quindi quando siamo in accoppiamento perfetto esiste un valore di y tale che W è pari a 0. Ok? Perché appunto si annulla il discriminante e quindi va quello che inizia. Quindi, per come è definito y, scusate, qua avevo definito y i con 2 meno sui con 1, avevo divertito erroneamente questa cosa. Quindi, per come è definito y, i con 2 sui con 1, significa che comunque io scelgo i con 1 diverso da 0, questa è la ipotesi di partenza, esiste i con 2 tale che W uguale 0. Cioè qualunque sia il valore di corrente diverso da 0 che io metto al primario, alla prima porta di quel W, esiste un valore di corrente con 2 in grado di, diciamo così, compensare tra virgolette la corrente 1 in termini di energia, ovvero tale da in modo tale da annullare l'energia complessivamente posseduta dal doppio bipolo. Vedremo poi più avanti nel corso che in realtà noi riusciamo a realizzare costruttivamente degli oggetti che si avvicinano molto a quella situazione di accoppiamento perfetto, quindi per le quali quell'approssimazione è molto ben definita. Quindi non sono cose campate in aria, ma poi si fanno. E qui veniamo alla questione del trasformatore che prima il vostro collega ha menzionato. Perché questi oggetti, questi doppi bipoli, soprattutto quando sono in accoppiamento perfetto o vicino all'accoppiamento perfetto, in realtà riescono a, in qualche modo, realizzare il trasformatore ideale che noi abbiamo studiato qualche lezione fa. Vediamo di che stiamo parlando. Allora, facciamo qui, no? Consideriamo per cominciare la situazione di accoppiamento perfetto. Quindi abbiamo M quadro uguale L1 per L2, ovvero sia L1 su M uguale M su L2. No, basta dividere, insomma. Chiamo A questo valore comune a questi rapporti. D'accordo? Allora. Lavoriamo su quelle caratteristiche. Allora io scriverò V con 1, metto in evidenza L1 lì, ok? Nella prima, quindi ho L1 che muove dei 1 in dt più M su L1 dei 2 in dt. Sulla seconda invece metterò in evidenza M okay. Quindi non ho fatto altro che riscrivere banalmente questa espressione. A questo punto che cosa osservo? Mi scrivo qua
Allora, al posto di M su L1 ci metto 1 su A per ci metto 1 su A, lo vedi da qua, M su L1 è pari a M su A, quindi 1 su A per i due in T. P2 è pari a M dei 1 in T più, al posto di L2 su M ci posso ancora mettere 1 su A perché sono un accoppiamento perfetto, quindi questi due rapporti sono uguali, quindi qua ancora 1 su A dei 2 in T. Che cosa ne consegue? Ne consegue che se io faccio il rapporto B1 su B2, che cosa rimane? Queste due parentesi, vedete, sono uguali, quando faccio il rapporto si semplificano perfettamente. Lo vedete, no? Vi trovate? Rimane L1 su M, che è pari proprio ad A. Io poi qui riporto la prima equazione, potrei riportare la seconda e fra un minuto poi vi dirò che cosa ne conseguiremo. E la scrivo così, V con 1 uguale L1 dei in T, metto, porto tutto dentro la derivata, no? Sfruttando la linearità, quindi ho V con 1 più 1 su A e V con 2. Ho riscritto questa, così. Ripeto, avrei potuto anche lavorare su questo e vi farò vedere poi dopo che cosa ne pensate. Allora, mi sposto su questa lavagna, cancello qui. Allora, io asserisco che questa coppia di espressioni, questa coppia di caratteristiche, se volete, che lega le varie grandezze di 1, di 2, di 1, di 2, no? Questo può essere visto in questo modo, è realizzata da questo doppio bivolo. Che cosa ho scritto? Ho fatto un doppio bipolo, questa è la scatola del doppio bipolo, se volete, in cui ho considerato un trasformatore ideale di rapporto di trasformazione pari a questa quantità che ho segnato qui, con in parallelo alla porta primaria un induttore pari proprio a L1, cioè il coefficiente di autoinduttanza L1, uno dei due che abbiamo definito. Ok? Allora, perché dico questo? Allora, per prima cosa, il trasformatore ideale, vi ricordate cosa impone? Impone che questa tensione qui, andiamo a chiamare VT1 e IT1, queste correnti, questa tensione qua. Allora, il trasformatore ideale mi scrive, mi impone VT1 uguale a volte VT2. VT2 sarebbe V2, scusate, V2. Trovate, questo è il trasformatore ideale. E IT1 uguale meno 1 su A per I2. Questo mi impone il trasformatore ideale. Ok? Vi trovate? Dopodiché, V con 1 è pari a VT1. Lo vedete da qui, no? V con 1 e VT1 sono uguali. E quindi è pari a volte V2.
I con 1 è pari a, allora, I con 1 è pari a questa corrente qua, IL1 più IT1. Sto scrivendo la legge di Kirchhoff a questo punto qua. Quindi I con 1 è pari a IL1 più IT1, ovvero IL1 pari a I con 1 meno IT1. Vabbè. Ovvero ancora I con 1 meno, a posto di T1 ci metto meno 1 su A per I2, quindi viene più 1 su A per I2. Ok? Ma adesso IL1 è la corrente che fluisce in L1, quindi V con 1 è pari a L1 dei L1 in DT, questa caratteristica di induttore, ovvero L1 dei DT di I con 1 più 1 su A per I2. Ho sostituito. Allora, che cosa ho ottenuto? Questo vincolo e questo vincolo. Esattamente gli stessi che stanno segnati qua. Esattamente gli stessi. Vedete? Quindi, questo doppio bipolo è equivalente a questo doppio bipolo nell'ipotesi di accoppiamento perfetto. Quindi noi possiamo vederla in due modi questa cosa. Cioè, il primo modo di vederla è se noi abbiamo un circuito in cui c'è un doppio bipolo circuito equivalente accoppiato, all'accoppiamento perfetto, noi possiamo ridurci a un circuito in cui ci sono trasformatori ideali e induttori. E quindi, sapendo studiare quelli, sappiamo studiare anche i primi. Visto al contrario, the other way around, come dicono gli inglesi, per realizzare un trasformatore ideale, che è un oggetto che mi serve di circuiti, come vi ho spiegato qualche tempo fa, per fare tutto quello che abbiamo detto, i rendimenti, adattamenti e così via, per realizzare un trasformatore ideale, io posso usare un doppio bipolo circuiti mutuamente accoppiati con questa aggiunta. Possiamo vedere, diciamo, con tutte e due le valenze. Che cosa succede se non c'è accoppiamento perfetto? Allora, lo faccio qui. Adesso abbiamo L1 per L2 maggiore strettamente di M quadro. Siamo in accoppiamento non perfetto. Mentre prima c'era l'uguaglianza, adesso c'è la disuguaglianza col verso stretto. Quindi M quadro minore strettamente di L1 per L2. Allora, se è vera questa cosa, allora noi possiamo sempre spaccare, diciamo così, L1 e L2 in due aliquote che chiamo col pedice primo e il pedice secondo, L1 primo e L1 secondo, L2 primo e L2 secondo, in questo modo, tali che le prime aliquote soddisfino la condizione di accoppiamento perfetto. Cioè, poiché L1 e L2 sono, tra virgolette, troppo grandi rispetto alla condizione di accoppiamento perfetto, per capirci, ce ne levo un pezzo, okay, e considero solo L1' e L2' come accoppiamento perfetto. L1 secondo e L2 secondo è ciò che rimane. Okay? Addirittura ci sono infiniti modi possibili di fare questa operazione. Perché vedete, sono tre condizioni nelle quattro incognite L1', L1 secondo, L2' e L2 secondo. Quindi ho addirittura infiniti modi di farlo. Quindi potrei per esempio scegliere L2 secondo pari a 0. Posso fare così, per esempio. O L1 secondo pari a 0. Non c'è problema.
ho infiniti modi di farlo, e poi più avanti nel corso, quando studieremo i circuiti magnetici e così via, vedremo un particolare modo di fare questa suddivisione che ha anche un senso fisico ben preciso. Però, voglio dire, dal punto di vista matematico ne possiamo prendere una qualsiasi e troveremo sempre, diciamo, quello che adesso vi sto per far vedere. Però ci sono dei motivi che studieremo a tempo debito per far preferire una particolare suddivisione fra le infinite possibili. Allora, che cosa succede in questo caso? Allora, se io faccio questa operazione, allora, che cosa succede? V con 1 è pari a, allora, scrivo le caratteristiche e scrivo L1' di 1 in dt più m dei 2 in dt più L1 secondo di 1 in dt, e V con 2 pari a m dei 1 in dt più L2' dei 2 in dt più L2 secondo dei 2 in dt. Ok? Vabbè, ho solamente sostituito questo pezzo, lo chiamo V1 primo, questo pezzo lo chiamo V1 secondo, questo pezzo lo chiamo V2 primo, questo pezzo lo chiamo V2 secondo. Perché ho fatto questa suddivisione? Perché adesso sui pezzi primo, questi qua, io posso ripetere esattamente gli stessi ragionamenti fatti prima. Perché? I pezzi primo sono tali da rispettare la condizione di accoppiamento perfetto su cui ho fatto tutti i ragionamenti prima. Ok? Quindi io posso ripetere lo stesso ragionamento e arrivare a questa situazione. Quindi se io ripetessi sui pezzi V1' e V2' gli stessi ragionamenti di prima, otterrei questo schema, mi trovate? In cui qui ho le tensioni V1' e V2', e qua ho L1', eccetera, tutto col pedice primo. D'accordo? Ho ripetuto lo stesso ragionamento fatto prima. Vedete, tale e quale è sopra, tale e quale identico. Solo che qui ci ho messo i primi. Chiaro? Per arrivare ad avere V1, a V con 1' devo sommare quest'altro pezzo qui. Sommare le tensioni significa mettere in serie un dipolo, no? Questo è la tensione su un dipolo induttore di induttanza L con 1 secondo. Quindi se io qui ci metto l'induttore L1 secondo attraversato dalla corrente di con 1, questa tensione qua è pari proprio a V con 1 secondo, lo vedete? E quindi questa tensione qua è pari a V con 1 secondo più V1 primo, esattamente quello che sta scritto qui. Lo trovate? V con 1 pari a V con 1 secondo più V1 primo, legge di Kirchhoff a questa mano, esattamente quello che sta scritto qua. Analogo discorso su quest'altra porta. Qui ci metto L2 secondo, su cui ci sarà la tensione V2 secondo, e questa è la tensione V2. Ok? Quindi, questo è il doppio dipolo equivalente a quello di partenza, cioè ai circuiti completamente accoppiati, quando non c'è accoppiamento perfetto. Rispetto a prima, rispetto a quello che abbiamo detto prima, si aggiungono queste due aliquote di induttanza. Comunque sia, è sempre vero che il doppio bipolo circuito completamente accoppiati si comporta in maniera equivalente a un doppio bipolo in cui ci sia un trasformatore ideale e un certo numero di induttanza. Quello che serve. Quindi alla fine
dobbiamo essere in grado di risolvere i circuiti in cui ci siano delle induttanze. Questo è il concetto. È quello che cominceremo a fare a partire dalla prossima volta. Prima della pausa vi lascio giusto un suggerimento di approfondimento. La cosa l'ho lasciata in sospeso prima. Allora, io prima, vedete, qui ho fatto il ragionamento, questo ve lo lascio per esercizio, d'accordo? Ho detto, quando ho impostato questo ragionamento, che riportavo questa equazione qui, la prima, e ho trovato questo circuito in cui ho messo L1 qua, in parallelo alla porta primaria, alla porta 1. Se io avessi preso la seconda equazione invece della prima, quindi qua avessi messo questa equazione, avrei trovato un circuito equivalente in cui ho messo L2, avrei messo, diciamo così, L2 collegato più al secondario, senza L1, L2. Chiaro? Le due situazioni, cioè L1 al primario e L2 al secondario, sono equivalenti grazie alle proprietà di trasporto del bipolo, del doppio bipolo trasformatore ideale. Questa è la cosa che vi invito a fare. Cioè, cercate di riflettere su cosa significa trasportare non una resistenza come abbiamo fatto nel caso precedente, ma un'induttanza da secondario a primario, da primario a secondario, di un trasformatore ideale. Scoprirete, se fate dei semplici ragionamenti, che diciamo la regola è la stessa: si moltiplica per A quadro o si divide per A quadro a seconda di come si vuole, da primario e secondario e viceversa. E scoprirete che grazie a questa definizione di rapporto di trasformazione, mettere qui L1 o mettere qua L2 è la stessa cosa, perché equivale a trasportare l'induttanza da primario a secondario e viceversa. Ok? Quindi provate a riflettere su questa questione, poi se avete difficoltà ne parliamo insieme, d'accordo? Però insomma, è tutto torna, ecco, tutto torna. Cioè, non è che cambia la questione se io mi riferisco al secondario anziché al primario, tutto è perfettamente sempre equivalente. Un'ultima osservazione che voglio farvi è che il duale di questo doppio bipolo non esiste, cioè, o meglio, io lo potrei anche concettualmente studiare, però noi non lo studiamo perché in realtà non si riesce a realizzare un doppio bipolo che abbia una caratteristica in maniera utile, voglio dire, diciamo in maniera fattibile e praticamente utilizzabile. Non si riesce a realizzare un doppio bipolo che abbia una caratteristica e sia duale di quello che abbiamo visto. Quindi mentre esiste nel senso che si riesce a costruire facilmente e quindi si usa il doppio bipolo circuiti monocomponente accoppiati, viceversa il duale, che sarebbe quindi l'equivalente, il duale dal lato condensatori, diciamo così, in realtà non si usa mai, non si costruisce, non si usa, quindi non lo studiamo per questi motivi. Però concettualmente nulla vieta che si potrebbe studiare. Vabbè, ci fermiamo un altro po' di tempo.